maschere! Bella raga! Bella a tutti! Junior, se non fa la stessa cosa, gli togliamo tutti i viveri. Lo facciamo vivere a pane e acqua. Bene ragazzi, ora vediamo in che locale andare, insomma. Oh! Higuain che... Ma che ha una mazza in mano? A me Ronaldo inizia a scappare. La Juventus che mi vuole dare botte. Li spacco tutti di botte. Vieni qua infame, ti disintegro, ti distruggo, ti devasto. Ciao a tutti pagliacci e pagliacce, come Gozzo e benvenuti in questo nuovo stupendo video. Spero di non avervi spaventato col cappuccio, però va meglio, decisamente. Allora ragazzi, io vi voglio dire una cosa molto molto importante. Io spero che ieri sera abbiate visto la partita, abbiate visto il miracolo. Non lo so come lo volete, lo chiamate, se avete visto quello che ha fatto CR7 ieri sera. Per chi non l'ha visto ragazzi, vi faccio vedere un attimo al volo, quindi guardate. Cioè è stato qualcosa ragazzi, io quando l'ho visto ho detto, cioè io da Juventino, no, ve lo dico, cioè da Juventino, nel senso, io non sono accanito proprio che se la Juve perde mi vado ad ammazzare o me incazzo, no? Però ragazzi, diciamo, tifo, mi piace tifare la Juventus in Italia, all'estero ovviamente, con un Juventus e Real Madrid, io ragazzi non tifavo per nessuno, mi sono goduto la partita ed è stata veramente qualcosa di... Porca miseria, Ronaldo ha devastato la Juventus ragazzi. Cioè quando c'è da dirlo, c'è da dirlo. E quindi io non potevo oggi non fare questo video, che per noi su GTA, quello che riusciamo a fare ragazzi, rappresenta più o meno quello che abbiamo visto ieri sera sotto forma di GTA. Perché vi ricordo, noi siamo su GTA, quindi lo stile di GTA ragazzi sapete benissimo qual è. Quindi ragazzi, prima di passare al video, velocemente voglio salutare due di voi su Instagram. Saluto Teo Piga che mi scrive: Omega sei un idolo come Ronaldo Junior. Sì ragazzi, Ronaldo Junior è un grande. Ieri Ronaldo Junior ha provato quando suo padre ha fatto quella scorbiciata in... Non so anche come ha fatto sinceramente. Sì, anche Ale Dragon 28 che mi scrive: continua così bro. Eschere, grande Ale, che scrive anche per te. Fai bravo da casa, come Gozzo. Mentre ragazzi, vi ricordo che se anche voi volete essere salutati da me, dal sottoscritto, da Ronaldo e da Ronaldo Junior in tutti i prossimi video, mi raccomando, trovate il mio Instagram qui in descrizione. Passateci, venitemi a seguire, mettete mi piace anche alle foto e commentate, e avete la possibilità di essere salutati da me in tutti i prossimi video. Ta-da-da-dan, ta-da-da-dan, il nostro CR7 appena uscito dallo stadio. Sì ragazzi, se vogliamo metterla in ordine cronologico, adesso, diciamo, il momento in cui stiamo guardando questa parte di video è esattamente dopo la fine della partita a Torino con la Juventus, dopo che CR7 li ha devastati praticamente tutti. Allora, stiamo andando nello spogliatoio perché ovviamente, ragazzi, ci dobbiamo cambiare. Scare! Bella raga! Bella a tutti, ragazzi, è stato un partitone, lasciatemelo dire, è stato un partitone. Ramos, diffidato per la prossima partita, vai così, ma tanto possiamo giocare pure in due, tanto abbiamo arati 3-0, ci sta anche il quarto. Bale si sta complimentando con Benzema, che Benzema comunque, il nostro francesino, ha fatto un partitone. Benzema la miglior punta del Real, sei, porca miseria. E qui c'è il nostro medico ragazzi, che sta dicendo a Benzema di farsi controllare, perché giustamente poverino può avere dei problemi, dopo le partite ci si fa controllare sempre. Ma regà, il vero campione so io, ho fatto quella sforbiciata che ve la sognate da tutti i giocatori del mondo, porca miseria. Regà, ma forse voi non avete ancora capito il miracolo di Natale, di Pasqua. Lui è risorto veramente, regà, ma voi avete visto quella micidiace? Quella è epica, cioè come fai a saltare, coordinarti, mettere la palla di precisione alla punta e dare forza? È impossibile fare una cosa del genere, è matematicamente impossibile. Però lui ragazzi è CR7, il nostro Ronaldo, e porca miseria Ronaldo Junior, se non fa la stessa cosa gli togliamo tutti i viveri, lo facciamo vivere a pane e acqua.
cioccolatine della Kinder, perché quelle servono sempre. Vabbè, comunque, insomma, abbiamo reso l'idea. Insomma, raga, dammo a Cesare ciò che è di Cesare. E se non avete ancora messo un bel pollicione in su, mi raccomando, un mi piace a bomba per partire. E iscrivetevi al canalozzo se ancora non vi siete iscritti, mi raccomando. Allora, qui ci sono Benzema e Bale che mi stanno chiedendo se vogliono venirsi a fare la doccia con me. Cioè, nel senso, raga, una doccia in compagnia, non è che dobbiamo fare la doccia proprio insieme sotto nudi. Non è che sono, vabbè, insomma, avete capito, se si vogliono docciare insieme, no? Beh, in realtà anche Ramos non penso ci abbia voglia dopo il papagnone del giallo che si è preso, faccia un po' schifo. Oh, dove hai fatto? Ti sei fatto quel tatuaggio? Fighissimo, l'ho notato solo adesso, grande. No ragazzi, guardate, devo rispondere un attimo alla mia tipa, quindi devo rispondere alla zia Giorgina. Sempre, raga, devo rispondere alla tipa. Voi andate, vi raggiungo dopo. Sì, perché ragazzi, come vi avevo detto, questo sì è un episodio della vita reale da calciatore, ma diciamo è un episodio più che altro dedicato alla vita reale di Ronaldo, dove ha fatto appunto il miracolo di ieri sera, la partita appena finita, tutti i mazzi, tutti i cazzi, eccetera eccetera. Quindi ora diciamo che nella realtà Ronaldo è fidanzato con Georgina Rodriguez. E adesso sta parlando con lei, ragazzi, perché ovviamente la partita è finita, vuole sapere come è andata e tutto il resto. Quindi ragazzi, diamole le buone notizie. Ok ragazzi, a dirvi la verità, mi sento uno schifo, bagnato fradicio di sudore, da andarmi a fare una doccia immediatamente. Oh, i fotografi. No, c'avevo due foto. Allora sì, vi lascio l'intervista, è stata una bella partita, spaccata la Juve e tutto il resto. E Cuadrado, si vedeva che si spippava in campo. Poi c'era Higuain che non riusciva a correre. Vabbè, si regala, le solite cose, insomma. Niente ragazzi, Buffon le ha prese di santa ragione. Ho devastato la Juve, questa è la mia intervista. Bella ragazzi, vado a fare una doccia. E se beccamo dopo? Dai, se beccamo dopo, raga, ciao. Bene ragazzi, ora vediamo in che locale andare, insomma. Ciao ragazzi, come sta? Oh, mi avete aspettato, volete schiavere chiacchiere con me? Ma come sono gentili, raga! Guardate, rimarrei pure a scambiare due chiacchiere, anzi, verrei anche con voi al bar a prendere qualcosa, ma guardate, in realtà sono un po' in ritardo. Ma ragazzi, vedo un po' un'aria incazzata nella Juventus. Si stanno, non lo so, Buffon, Chiellini. Ci sono Chiellini, Dybala, Buffon, Cuadrado e Higuain che. Ma che ha una mazza in mano? Oddio. Ragazzi, ma scusa, no, giusto per intenzione, ma che intenzione avete? Sì che lo stadio è abbandonato, se ne sono andati tutti e io, ragazzi, sono stato l'ultimo. La mia squadra se n'è andata e sono andati tutti, sono rimasti loro. Ragazzi, secondo me gli animi sono un po' caldi. Non sarete mica incazzati perché avete preso tre papagne nella vostra casa. Avete perso il piccolo Dybala. Vi siete imputtanati voi due, Buffon e Chiellini, avete preso il gol. E Higuain non ha fatto il gol perché il nostro portiere ha fatto il miracolo. Che poi il gol che ha tentato Higuain, ragazzi, ha fatto il miracolo. Ok ragazzi, a quanto pare la Juventus mi sembra un po' nervosa, tralasciando ancora le divise che sono ancora quelle vecchie. Ma ragazzi, almeno io sinceramente, a me piace il logo vecchio, cioè quello che c'è sempre stato. Vedete adesso, sì, è un nuovo logo, però mi piace sempre quello classico tradizionale. Ma c'è un problema? C'è un problema. Questi 5 giocatori della Juventus, ragazzi, sono abbastanza nervosi, sono incazzati, non so che intenzioni abbiano. Ci sono Chiellini, il Cuadrado, Dybala, Higuain, Buffon, che sono nervosi, stanno gesticolando, non si capisce niente. Senti, a me Ronaldo, inizia a scappare, te lo dico io, se no la sforbiciata la prossima volta la farai sul lettino d'ospedale. A tutti, ciao, soprattutto Higuain, grande rispetto per gli argentini. Via! Dio ragazzi, oh mio Dio, non ci credo a quello che sto guardando. Ci sono, vogliono cercare di scassarmi. Oh mio Dio ragazzi, non riesco a correre. C'è tipo tutta la Juventus, mezza Juventus che mi vuole dare botte per quello che è successo. Aiuto, devo correre all'auto. Oh, dove ho messo le chiavi? Dove ho messo le chiavi? Stanno arrivando! Esci ste cazzo di chiavi, Ronaldo, se no finisci all'ospedale! Ti spacco tutti di botte, vieni qua infame, ti disintegro, ti distruggo, ti devasto! Tieni, colpo segreto, pam! Oddio! Ronaldo, attento che hai poca vita! Attento che hai poca vita! Adesso ragazzi, li devastiamo, sia in campo! Non vale con la mazza! Siete 5 contro 1, infedeli infami! Ronaldo, attento! What the... Madò! Attento sulla schiena, Ronaldo. Esci il tuo potenziale, arali tutti, aiuto. Ragazzi, ho la vita rossa qui. Ok, adesso assistiamo due, tre, tre, quindi pam, pam, via Buffon. Voglio prendere la mazza e Higuain, così facciamo prima. Oddio, ragazzi, è un troiaio, non si capisce niente. Ronaldo, prendi la mazza e Higuain, prendigliela, pam.
Ok ragazzi, anche con la mazza adesso chi è che comanda? E chi è che comanda? Bam! Via l'impala! Oh, oddio! No! No! Ronaldo, devasta lì! Ma no! Oddio, devastato Chiellini! Devastato! Bam! Via pure Higuain! Ma a terra! A terra, infami infedeli! Siete morti? Non ancora! Basta, già faccio più! Guardiamo il lato positivo. Hanno preso 3 pere in campo e 5 fuori. Non sono morti, tranquilli ragazzi. Non sono morti, hanno solo perso un po' di sangue per le mazzate che gli ho dato. Vabbè raga, oh scusate, hanno iniziato loro e io ho pensato, vabbè, che dobbiamo fare ragazzi? Cioè non è che posso prendermi mazzate fino all'ospedale per colpa loro che rosicano che hanno perso. La Juventus viene devastata da Ronaldo, Ronaldo devasta la Juventus, è giusta, stile GTA, ve lo ricordo che noi siamo sempre alternativi. Ok ragazzi, dovremmo sgattaiolare via di qua, lasciare sta mazza, via via, anzi la porto Ronaldo Junior sta mazza. Via Ronaldo, sgomma proprio, sgomma, via! Oddio, abbiamo preso il cestino avanti. Via Ronaldo, sgomma, sgomma. Oh mio Dio, spero di essere in tempo. Che sforbiciate con l'auto che sto a fa. Ferma, oddio. Vabbè dai ragazzi, insomma siamo arrivati. Madonna mia, che seratona ragazzi, che seratona. Dobbiamo fare le nostre scuse, entrare al Burger King e andare a mangiare qualcosa. È successo il casino, è successo. Ragazzi, piccolo Ronaldo Junior ci sta dicendo che si è incazzato sia lui che la mamma perché abbiamo fatto tardi. Ma è successo un imprevisto, hanno pure provato a picchiarci. Vabbè raga, niente che ve lo sta a dire, lo sapete già, lo sono Ronaldo Junior non lo sa. E ragazzi, che se la partita di ieri vi è piaciuta e anche questo video, se GTA vi è piaciuto dove Ronaldo devasta Juventus, mi raccomando un bel pollicioccio in su. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, commentate e ditemi cosa pensate. Ronaldo li ha spaccati sia dentro campo che fuori campo, attenzione eccezionale. E condividete il video con i vostri amici, mi raccomando, dobbiamo far vedere anche le sforbiciate con la mazza che fanno nella realtà. Mi raccomando, iscrivetevi al canale per supportare la vita reale da calciatore con Ronaldo e da bambino con il nostro Ronaldo Jr. Io spero il video vi sia piaciuto, in descrizione trovate le maglie ufficiali proprio di Ronaldo e Ronaldo Junior, edizione limitatissima, e le maglie normali. Quindi ragazzi, mi raccomando, passatele, andatele a prendere, se no vedete che succede con la mazza. Vengo a minacciare con la mazza. E sempre in descrizione trovate il mio Instagram se potete essere salutati dal nostro campione e suo figlio in tutti i prossimi video. Quindi mi raccomando ragazzi, venitemi a seguire su Instagram, link in descrizione. Per questo video è tutto ragazzi, Ronaldo mafioso più che mai, cioè in realtà hanno iniziato loro, raga, io sono stato pacifista, sì che li ho stuzzicati, ho detto che hanno perso, hanno preso 3 papagni in casa, eccetera, eccetera, però vabbè, poteva evitare. Per questo video è tutto ragazzi, spero che questo video, diverso dal solito, vi sia piaciuto. Per Ronaldo, Ronaldo Junior, oh my god, ragazzi, vi saluta e se becchiamo al prossimo video. Ciao!